Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare ai ferri questo semplicissimo e velocissimo scaldacollo. Può essere sia per donna ma anche per uomo. Lo andremo a lavorare interamente ai ferri con il punto brioche. Poi, nel corso del tutorial, vi spiego passo passo come si realizza il punto e vi do anche tutte le informazioni per quanto riguardano le misure in centimetri. È una lavorazione semplicissima, quindi ideale anche per chi sta iniziando a lavorare da poco ai ferri, quindi per i principianti. Lo scaldacollo è un accessorio comodissimo, molti lo preferiscono alla sciarpa proprio perché è molto più comodo da indossare. Allora, io per realizzare questo scaldacollo ho utilizzato 50 grammi di filato e questo filato che sono andata ad utilizzare io è un 50% di lana e un 50% di acrilico. È un filato molto morbido, però anche la lavorazione è una lavorazione morbidissima, molto soffice, quindi anche molto leggera. Allora, andrò a lavorare questo filato con dei ferri numero 5. Inoltre ci occorrerà qualche spillino da sarta per andare poi per farci aiutare un po' con la cucitura, e per la cucitura andrò ad utilizzare un ago da lana, questo qui con la cruna un pochino più larga. Bene, prima di andare al tutorial vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook che sul mio profilo Instagram, di cui vi metto le pagine giù in descrizione. Sempre giù in descrizione vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali e accessori per le vostre creazioni. Bene, andiamo al tutorial e realizziamo insieme questo scaldacollo. Allora, inizio a realizzare il mio scaldacollo avviandosi i ferri 34 maglie più 2 per il vivagno 36. Vi ripeto che questa è una lavorazione che non bisogna rispettare un multiplo, quindi potete avviare le maglie che volete. Per l'avvio delle maglie sui ferri vi lascio giù in descrizione il link del tutorial in cui vi spiego passo passo come si avviano le maglie sul ferro, come si lavora la maglia a diritto e come si lavora la maglia a rovescio. È un tutorial indicato soprattutto per coloro che vogliono iniziare ad imparare a lavorare ai ferri. Bene, detto ciò, iniziamo con la nostra lavorazione a punto brioche. Vi ripeto, si lavora solo su un unico ferro, quindi non dobbiamo fare altro per tutta la lavorazione che ripetere sempre e solo lo stesso ferro. Quindi iniziamo. Allora, iniziamo lavorando la prima maglia a diritto, normale così perché è una maglia di vivagno. Io la prima e l'ultima maglia le vado sempre a lavorare a diritto, indipendentemente dal resto della lavorazione, che sono maglie di vivagno. Poi faccio un gettato, cioè faccio passare il filo sul ferro così, vedete? E passo una maglia senza lavorarla, così, presa in questo modo. Ve lo faccio rivedere. Faccio il mio gettato, prendo la maglia senza lavorarla così, e poi vado a lavorare una maglia a diritto, facendo appunto passare il filo sopra il ferro in questo modo e lavoro un punto a diritto, così. Di nuovo faccio un gettato, faccio passare il filo sopra il ferro, passo una maglia senza lavorarla a diritto, la vado a prendere in questo modo e vado a lavorare una maglia a diritto, così. Di nuovo faccio un gettato, lavoro, passo una maglia senza lavorarla, una maglia a diritto così senza lavorarla, e poi vado a lavorare un punto a diritto. Praticamente per questo ferro qua, perché questo qui è un pochino diverso dagli altri ferri che poi andremo a lavorare, che poi sarà sempre solo l'unico ferro. Quindi faccio un gettato, passo una maglia senza lavorarla e poi vado a lavorare un punto a diritto, così. Faccio un gettato,
passo la maglia senza lavorarla e poi vado a lavorare un punto a diritto in questo modo e andiamo avanti così per tutto il primo ferro e noi ci vediamo un po' prima di terminare. Bene, sono quasi arrivata alla fine del ferro, vedete, mi ritrovo con le ultime maglie, quindi faccio un gettato, passo una maglia senza lavorarla e poi vado a lavorare la mia ultima maglia a diritto e chiudo con una maglia di vivagno normale, così per chiudere la lavorazione. Abbiamo in questo modo terminato, vedete, il primo ferro del modulo e ci ritroviamo anche con alcuni aumenti. Adesso andiamo a fare il secondo ferro, cioè, che è molto simile al primo. Diciamo che questo qui è un ferro, per prepararci il lavoro. Il secondo ferro è uguale poi per tutti gli altri ferri che dobbiamo lavorare per realizzare il nostro scaldacollo. Quindi andiamo a vedere come si fa il secondo ferro. Allora, per il secondo ferro proseguiamo in questo modo. Allora, lavoro la prima maglia a diritto, la maglia di vivagno. Poi faccio un gettato, passo la prima maglia, vedete, questa qua che abbiamo lavorato a diritto, la passo sul ferro senza lavorarla, così. Poi vedete che qui ci troviamo con il gettato e la maglia che abbiamo fatto nel ferro precedente. Quindi che facciamo? Le andiamo a lavorare insieme. Così. Di nuovo faccio un gettato, passo una maglia a diritto senza lavorarla, la vado a prendere così e poi vado a lavorare le due maglie, compreso anche il gettato che abbiamo fatto nel ferro precedente, insieme a diritto. Così. Di nuovo faccio passare il filo sul ferro, faccio un gettato. Passo una maglia senza lavorarla e poi vado a lavorare le due maglie, il gettato e la maglia, le vado a lavorare insieme a diritto, così. E ripeto questa lavorazione per tutto il secondo ferro e per tutti gli altri ferri che poi dovremo andare a lavorare. Quindi andrò a fare sempre un gettato, passo una maglia diritto senza lavorarla e due maglie insieme a diritto. Un gettato, una maglia passata diritto senza lavorarla, andiamo a prendere in questo modo, e poi due maglie insieme lavorate a diritto. Un gettato, una maglia passata senza lavorarla e due maglie insieme lavorate a diritto. E proseguiamo in questo modo, quindi facendo sempre un gettato, una maglia passata a diritto senza lavorarla. E due maglie lavorate insieme a diritto. Ripetiamo questa lavorazione, diciamo questo modulo, lo andiamo a ripetere fino alla fine del ferro. Allora, terminato il secondo ferro, ora per andare avanti non dobbiamo fare altro che ripetere sempre il secondo ferro. Ve lo faccio vedere ancora una volta. Allora, andiamo a lavorare la prima maglia a diritto, la maglia di vivagno, poi faccio un gettato, passo una maglia senza lavorarla, questa qua la passo sul ferro e poi vado a lavorare due maglie insieme a diritto. Un gettato, una maglia passata senza lavorarla e due maglie insieme lavorate a diritto. E proseguiamo in questo modo per tutto il ferro. E noi ci vediamo prima di terminare il terzo ferro, che poi proprio per farvi vedere anche come si termina. Bene, sono arrivata alla fine del ferro e vado a terminare facendo un gettato, passo una maglia senza lavorarla, due maglie insieme a diritto e chiudo con una maglia di vivagno a diritto. Ora, per andare avanti, non dobbiamo fare altro che ripetere sempre questo stesso ferro e io vado avanti per
per circa 45 centimetri. Arrivati a questi centimetri, poi vi farò vedere come chiudere le maglie e come cucire il nostro scaldacollo. Bene, raggiunti i miei 45 cm di lunghezza, vedete, questo è il risultato della lavorazione, una bellissima lavorazione molto morbida e leggera. Ora andiamo a chiudere le maglie che stanno sul ferro. Allora andiamo a chiudere ora le maglie che stanno sul ferro e facciamo in questo modo. Allora lavoro la mia prima maglia a diritto, la maglia di vivagno, poi lavoro, vedete, un'altra maglia a diritto e vado ad accavallare la prima maglia sulla seconda maglia. Ora qui ci troviamo dove c'è il gettato e la maglia a diritto, quindi le andiamo a lavorare insieme. E vado ad accavallare sempre la prima maglia sulla seconda. Se non riusciamo con i ferri, possiamo fare anche con le dita. Mi raccomando, andiamo a fare una chiusura molto morbida, altrimenti poi tira. Quindi qui abbiamo la maglia a diritto, andiamo a lavorare singolarmente e vado a chiudere. Qui ci abbiamo il gettato e la maglia a diritto, li vado a lavorare insieme e vado a chiudere. Lavoro a diritto la maglia singola e vado ad accavallare ancora, vedete, dove c'è il gettato e la maglia a diritto, la andiamo a lavorare insieme e poi andiamo ad accavallare e proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro e noi ci vediamo un pochino prima di terminare. Bene, sono arrivata quasi alla fine e vado a chiudere le mie ultime maglie. Quindi lavoro la maglia a diritto, vado ad accavallare, lavoro le mie due ultime maglie a diritto insieme, vado ad accavallare, chiudo la maglia di vivagno e chiudo l'ultima maglia. Tiro un pochino il filo e vado a recuperare, mi raccomando, un bel po' di codina perché andiamo a fare anche la cucitura. Quindi taglio e faccio passare la codina, vedete, attraverso l'asola in modo da chiudere bene la chiusura. E questa è la nostra chiusura. Adesso andiamo a cucire lo scaldacollo unendo le due estremità. Bene, una volta fatta la cucitura andiamo a sovrapporre lo scaldacollo su se stesso in questo modo. Allora, io ho utilizzato un punto, diciamo, che è uguale sia sul dritto che sul rovescio, quindi non c'è bisogno di rispettare una parte a diritto e una parte a rovescio. Ma se voi fate una lavorazione che magari ha un diritto e un rovescio, in questo caso il diritto va all'interno e va piegato in questo modo. Adesso andiamo, prima di cucire le due estremità, andiamo a unire le due parti con degli spillini, così poi da poterci ricavare una cucitura più precisa. Quindi vado a mettere degli spillini tutto lungo i due bordi per andarli ad unire, quindi in modo un pochino più preciso. Quindi vedete, unisco questa parte qua e metto qualche spillino. Così. E proseguo a mettere gli spillini fino alla fine. Bene, una volta che abbiamo messo tutti gli spillini, quindi abbiamo unito per bene i due lati, iniziamo con la nostra cucitura. Allora io ho infilato un ago, questo qui con la cruna un pochino più larga, proprio un ago da lana, con la codina che abbiamo lasciato quando abbiamo chiuso le maglie. Iniziamo ora a cucire. Tolgo lo spillino e mi trovo con il filo sul dietro, quindi me lo riporto sul davanti, così, e do qualche punto di cucitura sovrapposto in modo tale da chiudere bene l'angolo, così. Iniziamo ora la nostra cucitura. Io vado a fare una cucitura con il punto all'indietro, mi raccomando, prendete bene le due parti, quindi faccio una cucitura con un punto all'indietro, non do dei punti troppo lunghi, ma neanche troppo corti. Dopo
Poi, per quanto riguarda la cucitura, ognuno è libero di cucire nel modo in cui è più comodo. L'importante è avere un risultato sempre soddisfacente. Quindi proseguo a cucire sempre appunto indietro, in questo modo, fino alla fine. Quando arriviamo un po' prima di terminare, vi farò vedere come terminare la cucitura. Bene, sono arrivata alla fine della cucitura, vedete? E come abbiamo fatto all'inizio, anche qui vado a dare qualche punto sovrapposto in modo tale da poter chiudere bene anche quest'altra parte dell'angolo. Così vedete che ci andiamo a ritrovare anche con la codina di inizio. Magari facciamo qualche nodino tra di loro e poi andiamo a nascondere le codine, magari attraverso la cucitura. Bene, ed ecco che una volta fatta la cucitura, la andiamo a risvoltare poi sul dritto e il nostro scaldacollo è terminato. Allora, la misura finale, allora l'altezza del nostro scaldacollo, il mio nel tutorial, di 22 cm, mentre invece la larghezza, cioè aperto, come vi ho detto prima, è 45 cm. Voi poi, se lo volete più grande, più piccolo, poi modificate voi le misure in base poi alle vostre esigenze, ai vostri gusti. Bene, quindi è un accessorio semplicissimo, comodissimo e anche molto caldo, che comunque avvolge bene intorno al nostro collo. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata utile. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciatemi un commento per farmi magari sapere come l'avete trovato oppure se avete intenzione di realizzarlo. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!